Un caro saluto a tutti gli amici di Per Sempre News e benvenuti ad una nuova puntata degli Inciuci. Oggi parleremo della Royal Family e dell'incoronazione di Re Carlo, ma anche di alcuni piccoli accorgimenti che gli occhi più attenti dei telespettatori appunto si sono resi conto. Ma parleremo anche di Diana, tutto questo però dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, benvenuti. Oggi parleremo appunto della Royal Family, sì, perché dopo la morte della regina Elisabetta, l'erede al trono, appunto Carlo, è ufficialmente diventato re con la celebrazione a Westminster. Ovviamente è stata una celebrazione seguita da tantissimi telespettatori, da tantissimi spettatori anche lì presenti, fuori appunto fuori il castello sostanzialmente. Che hanno accolto appunto l'incoronazione di questo nuovo re. Un nuovo re che fino a qualche anno fa non era ben visto, ma sembra essere cambiata la situazione. Infatti, negli ultimi anni Carlo è riuscito a riavere, o forse ad avere per la prima volta, l'amore del pubblico. Un amore che di fatto lui non è mai riuscito ad avere fino in fondo, perché oscurato, diciamo, dalla grandezza e dalla magnificenza della figura di Diana e della regina Elisabetta. Infatti, e tutte le vicende che si sono legate appunto alla storia d'amore, se così la vogliamo definire, con Diana, insomma, non hanno mai creato una bella immagine dell'attuale re, appunto di Re Charles, in realtà. Ciò nonostante, negli ultimi anni questa situazione sembra essersi modificata, tanto che il pubblico, o meglio i sudditi, o quantomeno il popolo londinese, è stato ben felice e non è particolarmente contento ad accogliere appunto questo nuovo re. Che cosa è successo però? Che ciò nonostante, durante l'incoronazione di Re Carlo, anche su tutti i social, quindi da Twitter a Facebook, passando per gli altri, quindi per Instagram, eccetera, in molti hanno ricordato Diana, non tanto durante l'incoronazione di Carlo, quanto durante l'incoronazione appunto della sua attuale consorte, ossia di Camilla, perché effettivamente in tanti recriminano il fatto che al posto di Camilla ad oggi poteva esserci Diana. E con lei sono iniziate di nuovo tutte le storie, tra virgolette, legate anche alla sua morte. Perché di fatto la figura di Diana è sempre stata e lo sarà sempre una figura amata da tutti, in tutto il mondo fondamentalmente. Ovviamente si è parlato anche di Harry e Meghan, sì, perché all'incoronazione Meghan non è stata presente, non è partita per Londra insieme ai suoi figli, ma è partito solo ed esclusivamente Harry, perché sostanzialmente l'idea era quella di non voler creare troppo eco mediatico appunto sulla coppia, soprattutto dopo l'uscita del libro di Harry Spare. Anche perché la paura, la preoccupazione era quella che qualora fossero andati insieme appunto Harry e Meghan potessero in qualche modo mettere da parte tutti i reali. Ciò nonostante Harry comunque è stato sotto l'occhio del vigile dei paparazzi o quantomeno della stampa, e in molti hanno notato il fatto che Harry abbia con lo sguardo più volte visto suo fratello, quantomeno era orientato verso suo fratello, a prova di dimostrazione del fatto che probabilmente lui ad oggi ancora sta soffrendo e soffre anche per la lontananza appunto con il futuro erede al trono, William. Un'altra persona che è riuscita, tra virgolette, a far parlare di sé, e in questi giorni si sta parlando ancora moltissimo, è Kate, perché Kate per la prima volta si è vista in una veste più autoritaria, più, o meglio, più autorevole. In che senso? Kate solitamente ha sempre utilizzato un outfit, ha sempre avuto un comportamento molto sobrio, tanto da non spiccare mai rispetto al suo consorte, quindi a William, o rispetto alla regina, o rispetto al re Carlo.
Questa volta invece ha utilizzato degli outfit particolarmente importanti, soprattutto a livello dei colori, un blu navy, un blu molto forte. Addirittura per la prima volta è stata fotografata con le unghie appunto rosse, cosa che non è mai successa, evidentemente perché prima il protocollo forse non lo prevedeva, oggi forse sì, non si sa, questo è un grande punto interrogativo. Ciò nonostante si vocifera in merito al fatto che Kate voglia un attimo far capire anche la sua importanza, e in questi giorni purtroppo sta andando avanti l'ipotesi che ci possa essere stata un'intromissione all'interno della coppia, appunto tra Kate e William, perché effettivamente c'è il dubbio che la loro vicina di casa, sostanzialmente, nonché molto amica anche di Harry e me, scusatemi, di William e Kate, possa aver intrattenuto un rapporto extraconiugale appunto con William. Però ovviamente sono tutte delle ipotesi. A mio avviso non credo possa succedere una cosa del genere, per il semplice fatto che effettivamente William ha vissuto già dei tradimenti all'interno della casa. La corona è rinomata per questi grandissimi tradimenti, quello di Carlo, quello anche della sorella di Carlo, ci sono stati tanti scandali a corte, quindi William teoricamente non potrebbe permettersi questo, definiamolo lusso, anche se poi lusso non è, perché di fatto lui e Kate sono veramente molto amati, anche più di Carlo e Camilla. Quindi non lo so, è un punto interrogativo che ovviamente non ha né smentite né conferme, quindi sono soltanto voci di corridoio, ma che per il momento non trovano comunque una soluzione. Ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa puntata sui Royals, fatemelo sapere, perché sono molto curiosa di scoprire anche quello che è il vostro parere, e se vi fa piacere possiamo continuare insieme questa ricerca all'interno della famiglia reale di Inghilterra. Io, prima di salutarvi e di augurarvi buon weekend, però vi esorto ad andare su tutti i nostri canali social e di mettere mi piace a tutti, appunto, i nostri profili, quindi su Twitter, su Facebook, su YouTube, su Instagram, su TikTok e anche su Twitch, e seguiteci ovviamente anche su Telegram, perché lì vi arriveranno tutte le notizie in tempo reale di tutti gli argomenti, ovviamente non solo di gossip, ma anche di politica, cronaca, calcio, ciclismo, di sport in generale, quindi vi arriveranno tutte le notifiche in tempo reale. Io vi voglio bene, vi auguro un buon weekend, sperando che ci sia il sole. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata degli Inciuci. Ciao!